Anche in Sardegna l'arte diventa social. Tutto ciò che è comunicazione su mostre, gallerie, artisti, aste, dibattiti è PoxArt, una piattaforma in cui condividere ogni informazione sull'arte contemporanea. A un anno dalla sua nascita abbiamo fatto il punto con Paolo Carta, responsabile PoxArt. PoxArt è un portale per l'arte, una piattaforma, diciamo, per l'arte contemporanea che adesso ha da poco, diciamo, compiuto il suo primo anno di vita. Ed è, diciamo, sbocciato, cioè ha terminato la sua fase, diciamo, beta tester ed è, diciamo, ha iniziato, si è affacciato, ecco, nel panorama nazionale, tra virgolette, perché comunque sia nasce per dare un po' di informazione in più a quello che è il panorama comunque sia artistico isolano e ovviamente appunto con una particolare attenzione per il contemporaneo. Cosa fa PoxArt? PoxArt, diciamo, è uno strumento di informazione per l'arte. Si possono segnalare mostre, pubblicare appunto mostre, dibattiti, aste, fiere, tutto quello che sono, tutti quelli che sono, diciamo, eventi artistici, eventi d'arte. Ok, come può fare un artista, per esempio, interessato a questa piattaforma a interagire con voi, a contattarvi quindi? Ma semplicemente ci si iscrive a PoxArt, ha una sua parte social, quindi ognuno può gestire il proprio profilo, decidere se farsi notare, diciamo, come artista, come collezionista, curatore, critico o come addirittura come galleria, spazio no profit, interagire in questo modo, diciamo, con il resto, diciamo, degli iscritti e quindi poter pubblicare il proprio materiale. Ma da cosa nasce l'esigenza di dedicare uno spazio virtuale all'arte contemporanea? Nasce da un qualcosa che è terminato. Almeno noi abbiamo deciso di farlo nascere, di realizzarlo per questo motivo. Alcuni anni fa in Sardegna esisteva una pubblicazione, uno strumento editoriale di informazione molto importante per l'arte in Sardegna. Questa rivista, che appunto era un cartaceo, con, diciamo, la fine, diciamo, di Ziggurat, a nostro parere c'è stato un problema di informazione, quindi non si sapeva quello che avveniva a Mari a Cagliari rispetto a Sassari o viceversa. Colmare un vuoto, insomma. Sì, esattamente. Ci stiamo provando, adesso vediamo un po' se ci riusciamo. Ecco.